Buon pomeriggio, signore e signori. Bentornati in live, come va? Spero tutto bene, eccoci qui. Siamo pronti, prontissimi. Oggi potrebbe essere il grande giorno. Potrebbe essere il grande giorno. Non è detto che lo sia. Sì, sono arrivato perfettamente oggi. Non è detto che lo sia, ma oggi potrebbe essere il grande giorno, quindi non mi perderei nel chiacchierame, anche perché ci siamo sentiti ieri, non ho fatto altro di granché. Se non ho finalmente trovato l'idea giusta da inserire nel palinsesto per i video. Prossima settimana, mercoledì, lo sapete, uscirà il video che ho registrato con Federica a Magenta. Ciao Marco, benvenuto. No, oggi non è il grande giorno in cui completeremo gli unknown. Dicevo, mercoledì esce il video con Federico 95 italiano, che vedete vi piacerà, perché secondo me è un video carino, interessante, e sarà l'avvio di una breve, brevissima serie che però nel corso di quest'estate porteremo a termine. E non sarà sempre con Federico, l'ospite cambierà. Taylor, vaffanculo pezzo, grazie. E... mi mancava il video per la settimana dopo, quello del 14, perché quello del 21 ce l'avevo già ed era un video della stessa serie di cui l'episodio pilota sarà con Federic, ma con Pocketonks. Quello del 28 ce l'avevo già, mi mancava il video del 14. Finalmente l'ho trovato, è un esperimento, visto che mi sto approcciando a questo tipo di video un pochino più giornalistici, almeno uno al mese mi piacerebbe farlo con questo carattere. E senza mancare chiaramente di rispetto a chi fa parte, a chi è iscritto all'albo dei giornalisti, chi ha studiato per fare questa cosa, noi siamo dei coglioni e ci piace far finta di avere delle qualità professionali. Io più che un diploma di liceo classico non ho, e quindi se so scrivere con le virgole è solo per quello, però basta. Ma perché mi devono far cadere la pianta in soggiorno? Ma ciao Urru, come vedete oggi ho i pantaloni, niente, sono andato di là, ho detto ma vaffanculo gattini di merda, si sono scappati tutti sotto il divano, cagati sotto, ho affacciato la faccia sotto il divano e gli ho detto solo un severo, no! Grazie Paperella, benvenuto, o benvenuta, primo mese, grazie di cuore, mua! E nulla, non sei Dario Moccia se hai i pantaloni, no, tra l'altro uno dei migliori acquisti del mio ultimo anno, questi pantaloni presi a Mercatopoli, sono una tuta Nike apribile sotto con la cerniera, quindi che cade bella sulla scarpa, super drippantis, pagati 10 euro perché sono comunque un povero e quindi sono super dripping. Non ho Twitter, viceversa, purtroppo. Sì, io thrift shoppo tantissimo. Vi dicevo, oggi potrebbe essere il grande giorno dove approcciamo la Torre Lotta, sensualmente. Quindi... Zapdos è versato 252-252. Speed, attacco speciale. Latios, identico. Sono entrambi natura timida. E invece Metagross è versato... Abbiamo finito ieri di evsare Metang. Ecco qua, Ferrino, 252 attacco, 252 PS. Quindi dobbiamo finire di farli evolvere, insegnargli le mosse giuste e possiamo andare. Azione, fammi una Macumba che sto provando a beccare lo Starter Shiny in HG. Eia, fanculo. Starter Shiny nei prossimi 100 reset. E dicevo, a questo proposito noterete che c'è un intruso nel mio team, forse qualcuno l'avrà visto. Che cazzo ci fa un Blastoise? Questo è perché, siccome non avevo voglia di farmare altri gettoni al casino, che comunque preferirei spenderli poi per il Pokédex,
ho recuperato il mio salvataggio su DS di Art Gold, tutto legittimo, perché anche quello stavo provando a platinarlo ma poi mi arresi, è quello del Vlog Play, su cui avevo trasferito dei Pokémon dalle mie cartucce, anzi, dalle cartucce che avevo acquistato quell'anno da un mio amico del Game Boy Advance. Quindi vedete che l'allenatore originale è Al, questo è un Blastoise che viene presumibilmente da tipo il 2005-2006. Vedete che infatti è Kanto, arrivato a livello 51, lo trasferì dal parco amici, me lo sono scambiato per il Pokédex e ne ho approfittato perché gli ho dato la MT29 psichico, che sapete si prende in Art Gold, in quel salvataggio non avevo utilizzato, e quindi mi sono... 6 maggio 2019 quando è arrivato da Kanto, sì. Mi sono scambiato lo psichico di modo che io avessi Blastoise per il Pokédex, così possiamo prendere, verosimilmente prenderei Bulbasaur adesso, perché in quel salvataggio ho Charmander, quindi dal Professor Oak in questo salvataggio prenderemo Bulbasaur, e infatti ho fatto gazzata perché ho preso Swampert, che avevo già in tripla copia in vari salvataggi di Art Gold. Adesso vedremo come fare. E nulla, adesso vi dico i vari set, perché fondamentalmente quello ci manca, ragazzi. Allora, aspettiamo però a fare cose avventate. Grazie Pezzo per l'abbonamento regalato a Frozen, grazie di cuore. Allora, ci serve sicuramente per Zapdos, perché altrimenti la imparerebbe troppo tardi, Fulmine. Altra MT che potremmo prendere al casinò, ma possiamo prenderla anche in un luogo che non abbiamo ancora esplorato della regione di Kanto, ovvero la Grotta Celeste. Quindi senza perderci a catturare Mewtwo per ora ancora, cerchiamo semplicemente Fulmine. Vabbè, poi vediamo in caso se ci arrivo lì davanti, catturo pure Mewtwo e la facciamo finita. Do il Fortunuovo perché nella Grotta Culeste dovrebbero comunque esserci Pokémon abbastanza forti. Se non ricordo male, ma potrei ricordarmi male, non ci accedo veramente da una vita nella Grotta Celeste. Ma che cazzo dici? Ma figa! Pepita, beh, buttala via. Ciao, sono io, Jord, come stai? Tutto a posto, Carmetu? No, figa, ma chi se lo ricorda che serve Flash nella Grotta Celeste? Zio Bomba, ma ti pare che serve Flash nella Grotta Celeste? Ah, fatemi uscire! Vai a fare nel culo. Eravamo quasi fatto il miracolo. Buon! E adesso... cum calma e cum pazienza. Ok, no, i livelli sono buoni. Anzi, sono anche troppo buoni, visto che non abbiamo mosse su sto coso. Con calma e con pazienza dobbiamo inventarci come platinare la Grotta Celeste. Oh Gesù, è vero. No, Ferrino! Baff.
forse sapete che esisterà un metodo più veloce per allenare Ferrino. Ci serve al 50 a noi, ovviamente, Ferrino. Ecco, i cadabra sono belle sberle. Pipi su e pipi giù. Coi Machoken invece già sono dolori. Ditten, no, da Ditten fugo. Tra l'altro chissà quanti strumenti nascosti ci saranno in sta grotta bastarda. Sugoso questo. Fermi, ma il piantabacchen? Che non lo guardiamo da un paro di giorni, anzi forse pure di più. Purtroppo, ragazzi, è un bordello la grotta celeste. È un bordello la grotta celeste. Fammi scappare! Che cazzo, ma lo sguardo. Gula sorta. Come può non essere uno strumento sta roccia? Sugo. Velocizzare il gioco è cheating, quindi ti invito a ricominciare tutta la serie perché è fallata. Scusa Pocketonks, hai ragione. Dovrei effettivamente ricominciarla tutta da capo. Ferrino impara agilità, ottima. Me la metto tutta super hill. Ma vicolo cieco, quindi mi stai dicendo? Sì. Sbrom. Metti la formazione. È importante per me, resta? Cioè, cambia qualcosa se schiero o no? Non penso di essere né a rischio di arrivare ultimo, né posso bloccare Caraffa. Ma Caraffa ha già vinto matematicamente. È la grotta celeste di Kanto, ragazzi. Quella dove si cattura Mewtwo. Una zona del DLC, va bene, Gex, ok. Il famoso DLC di Art Gold e Soul Silver. Gulassorta, Golbat. Ricarica Tot. Ez terremoto. Non Ez. Qua c'è uno strumento. No, raga, ma che cazzo di dungeon è sta grotta celeste, raga? Ma siamo scemi. Ma siamo matti. Ma siamo matti? Tempo di affrescare il loro bagno con il merdo. Oh, godo! Che bello! Che bestia! È il bestion! È il bestiadon! Guardate che... Madonna, sapete che forse è una delle prime volte che mi tiro dietro Segagross in Art Gold e Soul Silver, che quindi ti segue. Che bestia pazzesca! Che potenza suprema! Ferrino ha un po' paura. Ma come cazzo ti permetti? Sei un mostro enorme. Come puoi avere paura? Di cosa hai paura? Della tua ombra ci avrai paura, Ferrino. Non sei autorizzato ad avere paura di niente all'infuori della tua ombra. Scappa, Ferrino! Bravo. Cioè,
50 euro per una pizza con il Prozis? Tempo di affrescare il loro bagno con il merda. Che io mi ricordo abbastanza bene che Fulmine sta su questo piano qui. E noi siamo qui per Fulmine, qualora ve lo steste chiedendo. Solo che lo dobbiamo trovare. Fulmine. Esplodi. Beh. Stai velocizzando, lo dico a Federic. Va bene ragazzi, scusate. Bizzo a Roma. Serve per gli accoppiamenti comunque anche questo. Oh Gesù, fammi scappare, buon Dio. Non esplodere, bravissimo. Muori, bravissimo. Oh! Ultra Ball. Ma ando cazzo è Fulmine? Esplodi. Proteina. Buona sorte. Sì, però raga, mi serve al 50, non all'80. Calmi, calmi. Pure se incontriamo qualche Pokémon in meno non è un problema. Sentite, siccome ho finito i pipì ma non voglio sprecare altra roba, io per ora mi repello. Mi repello e metto davanti Typhlosho, così posso scappare sempre in caso dove... Cioè, non incontro Pokémon più veloci, tipo. Vabbè, non so come cazzo... No, è vero, il repellente va per livello, che cazzo dico. Ehi, cos'è sto posto? Grande caverna cristallica. La famosa resta caverna è questa. Pipì su. Beh, si trovano solo oggetti costosi. Zio Pera. Bella, quanti oggetti costosi. Questo comunque secondo me è un ottimo ricerca strumenti. È veramente comodissimo, anche rispetto a quello di platino tipo. Che pure mi piace, però è decisamente più lento scannerizzare. Questo è un burro invece, cioè è super facile prendere gli strumenti con questo ricerca strumenti. Allora, qui già siamo andati. Oh, sbongo. È vero, quello di nero e bianco è facilissimo. Vero, vero, vero. Bon, Fulmine presa. Però a sto punto andiamo a prendere Mewtwo, no? Vi torna. Che cazzo, già che sto qua. Andiamo. Però da dove minchia si prende Mewtwo? Scusatemi. Ah no, questo abbiamo detto un vicolo merdoso. Ciao Berdak, tutto abbastanza bene, devo dire. Da dove minchia si prende Mewtwo?
Sono un attimo in crisi. Questo è un altro vicolo cieco. Qua ci siamo stati poco fa. Questa non mi pare faccia parte della strada per Mewtwo, che in realtà ricordo anche pseudo bene da un certo punto in poi. Dobbiamo prendere una scala che va giù noi. Ok, perfetto. Perché potremmo trovare strumenti, Fro, e quindi siccome il coccio rosso ci dà bacche mela, che sono utilissime, io per sicurezza rompo tutte le rocce merdose. C'è uno strumento lì da non saltare. Oh, buona questa! Nero pietra, ragazzi! Se no dovevamo farmarci un sacco di merda al Pokéathlon. E invece non mi ricordavo ci fosse nella grotta celeste la nero pietra. No, qui è da dove sono sceso. Revital Max. Sembra tu abbia un problema cognitivo specifico con i labirinti puzzle. Sì. Sì, assolutamente. Beh, ma non so se ve l'ho mai raccontato che la prima volta che giocai ad Art Gold nel 2010, che quindi avevo 11 anni, siccome non ero pratico con i giochi Pokémon, non ne avevo mai completato uno e è stato il mio primo di mia proprietà Art Gold, per questo poi è rimasto il mio preferito per un motivo puramente affettivo. Sborros! Ci serviva come il pane questa squama d'oro, squama cuore, come il pene ci serviva, ragazzi. E io ricominciai il salvataggio perché non riuscivo a capire che dovessi buttare giù i massi nella via gelata. E quindi pensavo di aver perso, cioè che non potevo più andare avanti, capito? Ah, Mewtwo, vedi? No, per i bambini di adesso non è un problema, perché tanto labirinti Game Freak non ne mette più nei giochi, quindi possono stare tranquillissimi che è una cazzata. Fango pece, godo. Sì, pensavo di essere softlockato, senza sapere cosa fosse un softlock. E di qua... Bro, aspetta qui un attimo. Elettritore! Ne è valsa la pena. Vai, frate. Andiamola. Salviamo il gioco. Non sto a resettarlo Mewtwo perché tanto non ci serve, quindi ci interessa semplicemente catturarlo sensualmente. E buon, basta. Quindi gli si fa danza spada, falso finale, falso finale. Oh, sei a un HP, sì? Ok. È a un HP, tuono onda, e adesso Skull Ball. Grazie Jove, buon anniversario, 12° mese, grazie di cuore.
dai. Dai, entra. A stronzo. Ed entra. Ed entra. Sapete che non mi piace molto comunque lo sprite di Mewtwo di questa generazione. Almeno quello di Heart Gold e Soul Silver non mi fa impazzire. Sembra troppo un combattente fisico più che psichico. Non mi piace molto la posa che hanno scelto. Gesù, possiamo prenderlo? Con la Mega Ball ti prendo, toh. Prova lo Shiny, ma è verde, fra. Tanto mo lo devo resettare comunque, perché ho finito le ball, quindi. Lo resetto, ragazzi, chissà lo prendo con la Skull Ball. D'altro canto, un HP zio Pera, parrato. Non è shiny anche questo. Hai rotto il cazzo! Ti piacerebbe ancora giocare a Pokémon senza fast forward? Nei giochi pre-3DS era lo trovo frustrante ormai. Cioè, mi piacerebbe che fosse una feature proprio ufficiale dei giochi. Purtroppo non è così. Però no, cioè sono incredibilmente lenti secondo me i giochi della DS era. Già quelli Game Boy Advance un pochino di più li... Oh, ma vedi. Un pochino di più li reggo. Eh sì, ragazzi, direi che livelliamo al 50 e torre lotta, cioè siamo pronti, sono evsati. Adesso dovremmo avere accesso con anche la squama cuore a tutte le mosse del caso. Dove cazzo è il centro Pokémon in sta città di merda? Eccolo. Vediamo, vediamo, verifichiamo. Allora, riprendiamo Crobat che ci serve per volare. Poi togliamo pure Togepi, che invece non ci serve. Andiamo nel box Torre Lotta. Prendiamo Zapdos. E Latios. Grazie Ted Bandy, bentornato, grazie di cuore. Ah, lui dobbiamo fargli fare un po' di felicità, perché sennò non può imparare Draco Meteor. Allora, iniziamo da quelle che dobbiamo insegnare. Sicuramente Fulmine a Zapdos. Che deve avere Fulmine, Onda Calda, Trespolo e l'ultima era Tuono Onda? Mi pare Tuono Onda, sì.
Ma perché Melon DS non permette di velocizzare chissà come. Preferisco sempre infatti trasferire poi il salvataggio su Desmium, che permette di velocizzare molto di più. Allora, tuona onda, ok. Per prima cosa però invece parlo dall'uomo squamacuore e insegniamo a Ferrino pugno scarica che gli serve. Eccola qua. Perché lui invece deve avere terremoto, pugno scarica, cozzata zen e gelo pugno. No ragazzi, non possiamo fare la torre lotta, cattive notizie. Ci servono molti PL. A meno che... Ragazzi, io ho giocato per una vita all'azienda lotta. Quindi ho un sacco di PL su altri salvataggi. Ho un'idea. In seconda gen, in quarta gen no, è insegna mosse e gelo pugno, purtroppo. Quindi sì, ci mancano gelo pugno e cozzata zen, ambedue insegna mosse. Qui ci manca... Cosa aveva lui? Dragobolide e Ice Beam? No, psichico, che abbiamo. E gli manca Dragobolide, che vabbè, basta farlo felice. No, non ho voglia di portarlo al 62. E a lui manca tuono onda e onda calda, che è parcolotta. Però invece tuono onda la andiamo a shoppare subito. Intanto già che andiamo a Fiordoropoli, camminiamo con Latios, così sale di vaffanculi di felicità e lo facciamo anche spippolare dal parrucchiere. E io vado a shoppare la tuono ondica. Ridicolo tra l'altro come io sto cazzo di Latias l'abbia evsato e quindi ha battuto centinaia di bastardi. Eppure non è contento il coglione. Allora, piano 4 l'MT. No! Tuono onda. In che senso non c'è tuono onda al market di Fiordoropoli? Ero convinto fosse qui. Ad Azzurropoli? Ah, ok, meno male, ho preso un colpo. Perché mi ricordavo che si prendesse al centro commerciale. Ero convinto a Fiordoropoli, però va bene pure Azzurropoli. Ah, il più giovane, no, il più giovane è un minchia. Il più giovane è un minchione. T'ho detto che devi volare, non voglio vedere le tue info. C'è la funzione per mettere il main screen più grande del bottom screen su Desmium? Credo di sì. Dovrebbe essere view, screen size, e puoi mettere tipo 100% 70%, 100% 50%, sì, certo. Mmm!
sono un coglione. È vero, possiamo andare dalla sorella di Blu a Bianca Villas. Allora, a che minchia di piano sono qui la MT? No, al 5 no, perché non c'è una sega al 5. Forse al 4? No. Ah, forse sì però invece. No, pardon. Saranno al 3 allora. Ma che cazzo servono i messaggi? Si opera, sono al 2 allora. Infatti. MT28, ok. No, queste fossa, sono un cretino. No, raga, non c'è tuon onda. Cos'è l'MT26? No, non mi ricordo che MT è tuon onda. Aspettate un attimo. MT73 tuono onda. Parcolotta 32 PL. Ah. Ok, raga. Urge eseguire il cosiddetto magio. No, no, urge fare il magio. Devo cambiare emulatore. Quindi apro Melon DS e faccio uno scambio. Scambio Latios, no, scambio Zapdos e Metagross. Allora, importa save file, battery, importa questo salvataggio. Apro un altro Melon DS e faccio lo scambio. E apro Pokémon Heart Gold e però importo il save file estratto dalla mia cartuccia del DS. Quindi andiamo in battery e prendiamo Pokémon Heart Gold Alessio DS. Ok, perfetto. E adesso? Sì, ci ho giocato all'azienda anche su questo salvataggio, quindi dovrei avere dei PL. Fatemi controllare per sicurezza, ma dovrei avercene di PL. Registra dati. Record parcolotta 199 PL, a posto. Sì, certo che è legit, ragazzi. Tutto legit, scusatemi. Sono tutti salvataggi legit, scusa, cioè da DS non fate gli scambi voi? Sto facendo degli scambi. Ok, allora, sono nella sala contatto. Non si può fare maggio, siamo a giugno. Va bene, ragazzi.
ti ha invitato a fare uno scambio. A inizio lo scambio. Allora, chi mi registro nel Dex che non ho registrato? Memoswine, che potrebbe essere una rottura di cazzo. Quindi scambio Memoswine per Ferrino. Sì, ho un DS velocissimo. Ok. Non, adesso non posso farlo vedere perché non ho la schermata adatta. Mi cattura solo il Desmium, la schermata che uso di solito, quindi su Melon DS non funziona. E adesso devo scambiare Latios per... Mi registro Dragonite a sto punto. Ah, sono 24 giochi citati. Dopo aver platinato il gioco, comprerai altre 10 custodie di Art Gold per trasferire tutti i tuoi salvataggi paralleli nelle varie cartucce. Questo lo vorrei mettere su cartuccia, chiaramente, sì, una volta platinato. Vorrei che fosse il main, di modo che se apro il DS o Art Gold con il salvataggio platinato legittimamente, dove non è mai entrato hardware esterno di cheating, e si gode. Ok, allora, scambio fatto. Ora devo andare a istruire i bastardi con le mosse. Quando hai bisogno del mio aiuto, fammi un fischione. Puoi contarci. Vuoi scambiare i tuoi PL con dei premi? No. Sì. Attacco di stato e iniziamo a comprare tuono onda. Poi devo andare dall'insegnatore di mosse sensuali, che dovrebbe essere... Dove cazzo sei? Qua, costui. Questa casa qui. Perdonatemi, lo so che è brutto senza vedere, tanto faccio in fretta. Non posso, ragazzi, non ho la schermata, vi ripeto. Devo imparare. Sì, perché imparare, ovviamente. Gelo pugno a Ferrino e cazzata Zen. Minchia, ce la faccio con questi pochi PL? Sì, teoricamente sì. Merda, costa, eh? Meno male che abbiamo speso anni della nostra vita all'azienda Lotta. Se no sarebbe stato un bel bordello. E cozzata Zen. No, non ci sto. Ufficiale non mi bastano neanche qui i PL. No, non uso un altro sal... Beh, minchia, però me ne serve un 48, ragazzi. Ma mi sono scambiato Latios, dovevo scambiarmi Zapdos. Vabbè, amen, era destino. Dobbiamo fare dei PL, tanto non mi bastavano. Onda calda costa troppo. No, non uso i cheat su un altro save, così questo rimane pulito. Non mi sembra una grande idea. Sala contatto. Eh no, facciamo l'azienda. Dobbiamo fare 48 PL, facciamo l'azienda Lotta. Oppure entriamo per ora senza onda calda, così prendiamo già dalla torre Lotta i PL, che è più facile comunque dell'azienda le prime 21 lotte. Sì, mi sembra l'idea migliore. Sì, iniziamo la torre, mi sembra l'idea migliore. E onda calda la mettiamo appena abbiamo 48 PL. No, non volevo vedere la tua scheda allenatore, cazzone.
Iniziamo la torre, sono d'accordo. Vuoi fare uno scambio? Sì. Mi ridò i Pokémon e possiamo iniziare. Allora, Dragonite per Latios. Se hai scambiato Latios, sappi che ti si è resettata l'amicizia. Perfetto, penso che eseguirò il suino. Benissimo. Benissimo, piccolo prezzo da pagare. Benissimo, un cazzo. Sì, Zapdos onda calda la impara dall'insegna mosse, servono 48 PL. Il problema è che adesso a noi mancava Dragobolide su Latios, per cui serve la felicità e questo bastardo non è felice. Porca puttana. Minchia che tuono. Salviamo il gioco. Ok, possiamo tornare a farvi vedere. Ok, eccoci. Sì, no, la Calmanella già ce l'ha, ragazzi. Però dobbiamo fargli fare tutta la felicità, sto stronzo. Vedete che Metagross adesso ha appreso. Metagross ha il set completato. Perché ha pugno scarica, cozzata zen, terremoto, gelopugno. Gli possiamo già... No, beh, dai, lasciamogli il Fortunuovo che va livellato. A Zapdos manca Onda Calda e Tuono Onda che ho comprato e non gli ho insegnato, ovviamente. Vabbè, questo poi lo faccio off camera, lo scambio di nuovo. Adesso non ho voglia di farvi passare altri 5 minuti senza vedere. E a Latios manca Dragobolide. Vanno livellati Latios e Metagross, quindi iniziamo, rimbocchiamoci le maniche, facciamo queste ultime cose, facciamo dei try alla Torre Lotta, anche se il team non è perfettamente limato ancora. No, questa è casa di Red. Ma non doveva massaggiarmi le palle questa?
Perché non mi massaggia? No, l'ho già battuto suo fratello. Probabilmente perché non ho preso... O è un orario un giorno specifico, o è perché non ho preso gli starter da Hawk. Nel dubbio, quindi... Ti massaggia dalle 15 fino alle 16. Benissimo, ho capito. Impossibile massaggiare passate le 16. Vai a fare nel culo, sorella di Gary Hawk. Sì, è vero, dobbiamo dare il nickname ai balordi e Lavandonia, se non erro, il giudice mastico. Minchia, ragazzi, sta venendo un temporale mica da ridere per l'ennesima... Oh, ma piove tutti i giorni ormai, piove tutti i giorni. È assurdo, piove sempre. Allora... Se sono ferrino, vogliamo che siano una sorta di filastrocca. Allora, Latino mi ha convinto, perché faremo così, sarà un climax, saranno Ferrino, Latino e... Pipone, benvenuti. Signori, salutate il team della Torre Lotta. Ferrino, Latino, Pipone. Cos'è il sondaggio che sta accadendo in chat? Chi non si lava? Poketon, Xaxud, Lars, Frozen, Federic. No, voto me stesso perché oggettivamente sono io. Sì, ragazzi, lo so che sono due psico, ma non condividono una cazzo di debolezza. Perché il tipo acciaio in questa generazione resiste a psico, a spettro buio. È un team che ho già testato. Ho fatto tre streak alla Torre Lotta, ho fatto 67, 47 e 44, tipo. È un team che funziona, collaudato proprio già con strumenti, mosse, eccetera. Dovremmo essere in grado. Ci mancano un paio di mosse adesso. E allora, facciamolo. Dobbiamo felicitare il coglionazzo. Pocketonks vince anche nei sondaggi.
Vai a fare nel buco. Come cazzo facciamo a felicitare sto idiota? Ah, beh, un'idea ce l'ho. Che bella piccola aggiunta da post-game questa. Ragazzi, è fantastica questa. Il 2 contro 2 assieme a Silver contro Lance e Sandra. Bellissimo. Vai, Lati. Bravo, Lati. Vai a fare nel culo, Latino. Figa, morte. Ok, che eravamo sotto di 180 livelli. Ok, non una grande idea. Non la mia migliore idea di giornata. Vabbè, oh, Ferrino livello 49, intanto comunque... Una delle due cose l'abbiamo fatta, perché gli manca solo un livellino al 50. E quindi ok. ...2000 punti esperienza ed è al 50 e lui è a posto. E lui, ragazzi, si va nella via vittoria. Che cazzo vi devo dire? Non lo so. Veramente, non lo so. Andiamo nella via vittoria, lo livelliamo lì. Che cazzo posso fare? Teoricamente dovremmo andare bene nella via vittoria. Anche senza Fortunuovo, così gli teniamo la calmanella. Vedrete che sarà un mostro con lentiscelta questo coso poi alla Torre Lotta. Sarà un mostro. Un mostro! Sarà Edinson Cavani della Torre Lotta questo coso. Latino sale al 46. Sì, certo che sono evsati. Li abbiamo evsati lungo le scorse volte. Latios è 252-252, speed attacco speciale. Stessa cosa Zapdos, sono entrambi natura timida. Metagross invece è natura audace, quindi Brave più Atk meno speed. Ed è 252 attacco, 252 HP. Sì, no, sennò è impensabile fare 100 lotte di fila alla Torre Lotta. Impensabile. XP. Oggi è venerdì, sfida a Silver alla Lega. Cazzo, vero? Cazzo, è vero che c'è Silver alla Lega?
Non mi ricordo come funzioni, però dobbiamo averlo già battuto a Monteluna, cosa che abbiamo fatto. L'abbiamo battuto anche alla Tana del Caco, o meglio, abbiamo lottato assieme a lui alla Tana del Caco. Madonna che sborrata fare Protect su Esplosione. Incredibile, incredibile. No, preferisco tenergli la Calmanella piuttosto che il Fortunuovo, perché per Latios ho bisogno in primis che aumenti la felicità per potergli mettere Draco Meteor, che vedrete ci sarà utile per prendere alcune kill borderline che non prenderemmo con Psichico e Drago Pulsar stab da 90, e invece con Drago Bolide stab da 140 prenderemmo largamente. Ci sono delle skill per cui abbiamo bisogno di Draco Meteor. Fermo restando che sicuramente quando perderemo le nostre streak sarà per il miss di Drago Bolide. Perché il fatto che Drago Bolide missi non ci fa stare esattamente tranquillissimi, ecco. Perché non si può insegnare Drago Bolide se il Pokémon non è affezionato all'allenatore. L'insegnamosse di Drago Bolide esige che sia un tipo drago, chiaramente, quindi in grado di apprendere Drago Bolide, ma qualora provassimo a insegnarla a sto cazzo, vabbè, dai, livello qui che va bene lo stesso. Qualora provassimo a insegnarla a un Pokémon drago non affezionato a noi, ci dice che non può farlo perché non ci vuole bene il Pokémon e quindi è necessaria la felicità alta per poter insegnare Drago Bolide. Qualche numero di capipalestra già l'ho preso. Minchia, non l'ho killato. Psicotrasferimento, voglio che tenga le vecchie. Ok, e Latios sarebbe al 50 adesso. La domanda è, brutto coglione, sei in grado adesso di apprendere Draco Meteor? Sei una stronza, sei una stronza! Vedete comunque, come vi avevo detto, con 29 IV in velocità abbiamo 176 anziché 177, che sarebbe la velocità massima di Latios a livello 50. Però comunque, buono. Non hai bug che resettano le IV, danno anche felicità. Sì, ma non voglio togliergli delle IV. Cioè, mi servono le IV, cazzo. Teoricamente la felicità aumenta anche solo se me lo porto a spasso, ragazzi. Mi date qualche metodo efficace per aumentare la felicità di un Pokémon? Perché è una meccanica che non ho mai ben avuto chiarissima in testa. Cioè, so più o meno cosa serva, però siccome non l'ho mai fatto a livello sistematico come adesso, non so di preciso cosa potrei fare. Massaggi già fatti. Correre nel percorso dove lo hai catturato. Ah, è vero! Oddio, non mi ricordo se è una leggenda o se è vero che effettivamente se corri con lui nel percorso dove l'hai preso, la felicità sale di più. Io l'ho preso... Plumbeopoli dovrebbe essere il suo luogo, sì. Grazie Slenderchu per l'abbonamento regalato, grazie di cuore. Guardate come fluttuiamo a volte. Dagli cibi del tipo che gli piacciono, parlare con lui ma non troppo spesso, se è un oggetto lasciarglielo. Ok.
Sembra davvero felice. Un gulammammat, a me non sembra invece. A me non sembra che tu sia felice, coglione. Vorrei capire come hai fatto a catturarlo qua. È perché con l'evento del Misty Crystal, che abbiamo scaricato legittimamente, è ancora possibile tranquillamente, grazie ai fan che hanno aperto dei server da cui scaricare gli eventi che non si potrebbero più scaricare. E con l'evento del Misty Crystal, Rocco si troverà al museo di Plumbeopoli, dove gli scienziati lavorano il Misty Crystal, ti dicono, ah guarda, è un cuor rugiada, e con l'energia del cuor rugiada Latios e Latias potrebbero rispondere, ed è possibile catturare il leggendario esclusivo dell'altra versione. Quindi in realtà noi tra l'altro dobbiamo ancora catturare Latias, ragazzi. Guardate un po' lo stronzo. Prima o poi dobbiamo prendere Latias. Oppure anche lottando contro tutta la squadra di un Super 4 o campione. Ma non sono abbastanza forte con Latios per trombarmi la Lega. Sì, sì, c'è un modo legit per sbloccare gli eventi passati. Se cercate sul canale di Mad Phoenix, lo trovate. È semplicissimo. Potete farlo su DS, senza avere nessun tipo di hardware esterno, è semplicissimo. Camminare nel percorso non funziona, solo prima gen. Ah, ok, vabbè. Tanto comunque sempre camminare dovevamo. Perché non trovi un oggetto, coglione? Ah. Raga, mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea, secondo me strafunziona. Mi chiamerete Eugenio. Mi chiamerete Eugenio dopo quest'idea. Come F audio? Che è successo all'audio? Ah, e allora che cazzo dice pezzo? Vai a fare nel culo. Percorso 10, l'altra foglia lucente. Le ho fatte ieri per Typhlosion di natura timida, quindi diciamo che ce le ricordiamo. Ah no, erano 10 o 25. Il 27. È vero che i leggendari hanno 0. Grazie Ruban Sound, benvenuto primo mese, grazie di cuore. Dobbiamo andare a Sborgo Foglianova. Nel mentre tu ti trombi qualunque cosa vivente trovi davanti ai tuoi occhi. Latios, cosa vedono i tuoi occhi di drago? Carne da macello, sire. Risposta corretta. Puoi trovare la foglia?
Sì, ragazzi, già fatto. Beh, si è incazzato lo stronzo comunque. Ma per la foglia lucente devo spammare, ragazzi. Se non spammo non la trova. Però ho visto che si stava abbassando adesso al coglione, quindi cammino un po'. Non so se ho rare candies. Sì, ne ho due. Ma dicono che dove l'ho catturato è una meccanica che non funziona in quarta generazione. Cioè, in generale correre al primo posto, ma non serve che sia nel posto dove l'hai catturato, perché altrimenti è ciò che stavamo facendo a Plum, Plum, Plumbeopoli. Plumbeopoli. Mangulasorta, arrabbiato sono io, stronzo, stronzo, stronzo. Pezzo di merda. Sta ceppa di minchia, arrabbiato. Eh sì, mi ricordo di averne parlato in cose che non sapevi di Pokémon, non mi ricordo se uno o due. Perché cazzo sono a Monte Argento. Però non ricordavo il dettaglio della prima gen. Erano tutte cose che ho trovato su Reddit, molto poche erano cose che sapevo di mio, e quindi è facile che se sono dei dettagli me li dimentichi. Tua sorella! Tua sorella, stronza, stronza, stronza! Effettivamente è in seconda gen, perché in prima generazione non c'è l'amicizia, quindi... È vero. Allora, per ottenere le 5 stelle sono battere la Lega, avere una corona di foglie lucenti, completare il Pokéathlon, completare il Pokédex e fare 100 vittorie di fila alla Torre Lotta. Ma noi ovviamente faremo qualunque cosa, non solo questo. Per ora abbiamo 3 stelle sulla scheda allenatore. Ci mancano Torre Lotta e Pokédex nazionale, che sono le due più difficili. Niente parolacce, va bene, ok, va bene. Non sarà facile, ma va bene. Sì, da un punto di vista logico, sì, stiamo facendo camminare come un... Conviene sfidare i Super 4 senza farlo morire. Non sembra un'impresa semplicissima. Però va bene, proviamoci, avete ragione, effettivamente così è molto lento. Perché se no, devo dire, non sembra proprio un'impresa semplice, ecco come dire. Tra l'altro c'ho pure sto niente parolacce simpaticissimo. Aspetta, fai così. Torre Lotta è al Parco Lotta, ragazzi. A Olivinopoli, cioè di fianco a Olivinopoli. Allora, facciamo così. Sarà il niente parolacce più duro della mia vita, perché in questo momento ho addosso una frustrazione che non vi racconto nemmeno. Dove si trovano i miei Pokémon della squadra? Ok, lui è quello che ci serve, a dire il vero. Anzi,
commetterò reato. Non me ne frega niente, ragazzi. Grazie Zeta, bentornato. 25 mesi. Grazie di cuore. Sì, no, utilizzo per forza di cose Arceus, perché sennò ciaone. Ma come funziona? Allora, ditemi bene, ragazzi, devo farlo scendere in lotta? Cioè, deve scendere in campo Latios per prendere punti di felicità? Basta che sia in squadra. Ok. Deve scendere, non deve morire. Deve far fuori almeno un po'. Caspita, però mettiamoci d'accordo. Dai, va bene. Va bene, va bene, dai. Si può fare. Già che ci sono, do il fortunuovo a Caesar. Anzi, no, ce l'ha ancora Metagross. Amen. Non ho voglia di toglierglielo. Salviamo per sicurezza. Magari ecco sciopo. Perfetto. Ho sbagliato, cioè ho miscliccato. Dite che deve far fuori almeno un Pokémon. Ok, chiaro, chiaro, tutto chiaro. Così lui ora si cura. No? A posto. Visto? Facile. Facile, facile. Scanteng, ovvio, di tipo buio, ho capito. Vai Latios, finiscilo! Finiscilo! Sei un coglione! Vaffanculo, stronzo di un latino. Frase detta da ogni studente di liceo classico e scientifico almeno una volta nella vita. No, ho detto le parolacce. erano passati 5 minuti o no? Vabbè, devo regalare 3 sub, lo faccio. Ricordatemi a fine della streaming che andiamo. Lo faccio da computer così non spendo da telefono. Sì, sì, sono un uomo di parola.
Oh, bravo latino, Dio grazie. Bravo latrino. Secondo me latrino era molto più adeguato a te. Perché sennò non puoi imparare Dragobolide, ragazzi. Per questo devo alzare la felicità di Latios. Guardate, qui faccio addirittura così. Faccio uno strappo alla regola. Tolgo la... la cialmanella. Per dargli... già le choice packs. Non rischiamo. In fondo perché dovrei rischiare? Va bene, Lucario. Bravo Arceus! Ma non ha EVS in attacco, ragazzi, l'ho evsato scientificamente. Ma poi le bacche diminuiscono gli EVS, non gli IVS. Ma non è cittato. È l'Arceus dell'evento. È l'Arceus dell'evento che ha Fragor Tempo, Fendispazio, Oscuro Tuffo e Giudizio. Si scaricava letteralmente già così. Ed è quello con cui abbiamo fatto l'evento delle rovine d'Alphas. Allora, qui è inutile perderci troppo perché tanto... vediamo se fate gli spiritosi con Dio. Vabbè, teoricamente con Dio andiamo tranquillissimi, mo pure contro Lens. Mi permetto di mandare un latino sensuale in campo con Salamence. L'evento dei 10 anni di PKX. No, un evento vero. Perché ho la fotocamera così? Centrata di merda. Ok. Le parole non servono, lotteremo per capire chi sarà il più forte dei due. Io, Lance, il più forte degli allenatori e campione della Lega Pokémon. Io, come maestro di tipo drago, accetto la sfida. No, fermo, cosa fai? Perché mi stai trombando? Fermati! Non hai il diritto di trombarmi! Oh no, Dios! Abbiamo finito? Bello, guarda che bello Arceus nella sala d'onore. No, devo andare fino al centro Pokémon perché non ho dietro Crobat. Guarda che vita di merda. Non ho nemmeno taglio. Tu non sei un Pokémon evento. Ah no, sì, tu lo sei. Ferma, ferma, ferma. È te che non lo sei.
Lo vedi più gioioso, Latino? Annusa un fiore. Annusa sto cazzo se non sei felice adesso. Che ne diresti? Vedi un po' se ti va bene sta soluzione. Ma lo fa solo dalle 15 alle 16, abbiamo scoperto. Tua madre, 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 tua madre. Amor, por favor, ve il psicologo, tu no eres. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Dream on, dream on, dream on. Ma mica le avevi finite! Ah, questo lo potevo fare con Latino direttamente. Oh no. Ma abbiamo visto che a correre anche ci metto 100 anni. E vabbè, lo so che non dovrebbe morire. È morto una volta, amen. Gli facciamo battere altri 7 super 4. Se lo farà andar bene. Questo mi fa notte sferza, mi killa.
Com'è il rematch dei capi palestra? Devo cambiare la data, non li posso fare. Comunque è pazzesco che Dragonite e Garchomp resistano a Fendi Spazio da Arceus. Oh, Dio non rimane mai paralizzato, eh? Largo, largo permesso. Permesso. Permesso, scusi, fuori dal cazzo. Permesso. Grazie. E non reggono il geloraggio di un Wigglytuff, esatto. Guardate, io taglio la testa al toro e vado a fare... Perché sono rincoglio rinchio? Taglio la testa al toro, vado a fare un'ultima lega e poi o è felice o gli taglio la testa. Perché adesso la testa la taglio al toro. Se poi non è felice gliela taglio a lui. Ragazzi, io lo decapito se non è felice, eh? Vi avviso. Ragazzi, l'ho già tagliato i capelli, si può fare una volta al giorno, è la sesta volta che lo dico! Per Dragobolide ci serve l'amicizia. Abbiamo finito? Munnez. Cammina nel parco nazionale. Perché nel parco nazionale? Che differenza fa nel parco nazionale rispetto ad altri luoghi? Ah, riscambiando le tornate al valore di amicizia che aveva non si è azzerato. È ancora più inquietante la faccenda allora. È decisamente ancora più inquietante perché... Caspita, l'avevo già evsato sto coso. Possibile che avesse preso così poca felicità? Allora, Swolot. La questione è molto semplice. Te mo mori. Ti torna? Bravissimo. Perché comunque anche parlare al Pokémon ci ho parlato spesso. Ci serve per la Torre Lotta. Stiamo per andare alla Torre Lotta. Abbiamo quasi tutto il team fatto. Ci manca Onda Calda su Zapdos, che però gli mettere... qui ho paura un po' di Lucario, a dire il vero, eh. Che però gli metteremo solo... una volta fatta qualche lotta, perché ci mancano dei PL. Ho fatto dei giri assurdi, ma comunque ci mancavano dei PL. E quindi ci manca quello. E Dragobolide su Latios. Usiamo Latios, Zapdos e Metagross. E basta, questa è.
devo fare forbice X. Vabbè, poco male. Sono un idiota. Perché fin di spazio non l'ho hittato? Che carneficina. Però lui non è morto. E dai, eh. L'importante è che non muoia. Latino. Provo una pazzia perché vediamo, non si sa mai. Salvo ovviamente, così in caso lo resetto. Come non detto. Ho sbagliato perché c'ha la calmanella. Vediamo, non si sa mai. Non va giù. Ok. Sì, Zapdos. Nell'ordine in realtà porteremo in lead Metagross. E dietro Zapdos e Latios, esatto. Figo, anche oscuro tuffo. Buon. Questa è l'ultima lega che facciamo. Dai, su. Permesso. Ancora non hanno imparato la lezione i Pokémon del percorso 29. Permesso! Mi scusi, signore. Oh, via. Ok. Come Pokédex ancora siamo più o meno in alto mare. Ora ve lo faccio vedere. Il nostro Pokédex adesso è così. Visti 299, presi 184. Siamo nemmeno a metà. Sarà un bel casino, ragazzi, eh? Però abbiamo Arceus. Ma noi servono i catturati, ragazzi. Mica i visti. Noi li dobbiamo catturare tutti. Sono 493, ne abbiamo 199. No, o ancora non l'ho preso perché lo volevo shinyantare. Ah, oh, signò. Signò, lo vede? È pieno di vita, signò.
No, ragazzi, questa serie veramente, cioè io mi diverto, voglio andare live, ci gioco per tanto tempo, però mi fa venire l'infarto prima o poi. Grazie, pezzo, per la sub in regalo. Questa serie mi farà venire l'infarto prima o poi. Io cammino nel parco nazionale, ma a cosa serve quindi? Oh, wow! Au! La tizia Fiordoropoli già fatto, ragazzi. Così come non possiamo farci fare il massaggio dalla sorella di Blu perché siamo fuori orario, non ci resta veramente che patire e soffrire di una morte lenta e dolorosa. Fiordoropoli in alto a destra. Ci ho pensato alla corona, ma in realtà no, perché prima abbiamo provato, gli abbiamo preso una foglia lucente, ma il problema è stato che siccome la foglia lucente non la trova subito, bisogna spammare il parlare col Pokémon, e il Pokémon si incazza quando spammi... Questa? No, questa non... ma dove si controlla la felicità? Ah, lei, ok. Pare proprio che si fidi di te. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che avrei voluto evitare di usare pic... Vabbè, dai, sì. Guardiamolo. Si fida, ma solo come un amico. Immaginavo. Guardiamolo, da. Vediamo quanto ha esattamente di felicità. È tra 200 e 249. E noi dobbiamo averla a 255 per apprendere Dragobolide. Fatemi capire. C'ha 208 di felicità, sto coso. Quanto ci vuole quindi ancora realisticamente? Ah, la foto agghindata nel sotterraneo di Fior... Bello, bella idea, grande idea, bravissimo Alepod. Non so se aumenti davvero la felicità, però bella idea, noi proviamo tutto. Ah! Com'è?
No, il naso da pagliaccio mi sa che un ce l'ho. Cioè, quindi secondo voi dovrebbe essere contento lui adesso di essere stato umiliato così? Manca un titolo. Allora, bastardo purtroppo non c'è. Che dite? Secondo me trasmette bene la sensazione. Odio su tela, assolutamente. Ma farci le foto con F8 il pippografo? Mi hanno detto che anche tua sorella si fida molto di te. Ma poi non c'era Silver alla Lega? È nella Via Vittoria, giusto? Cetra Fit con cerca Google Immagini, ho sbagliato come si cancella. Va bene, ragazzi. Funziona. Ah, lunedì e mercoledì. A Ebanopoli ci siamo andati. Niente, ciccia, non si può di venerdì allora. Ebanopoli l'abbiamo fatto. Sentite, proviamo a vedere se qualche capo palestra vuole fare sesso con noi. Azione. Ok, va bene. Dopo vado a mettere pure la password al password show. Allora. Ma vaffanculo! Pronto, professor? Sì, non me ne fa... Vaffanculo, la volevo solo mandare a fanculo. Grazie, arrivederci. Posso cambiare orologio mentre sono in live, purtroppo, ragazzi. Questa è un'altra parte della tortura. Mi crasha tutto il PC, altrimenti mi fa blue screen. Perché faccio un casino se cambio mentre sono in live. Sentite? Tanto, sono sempre passi che facciamo. Andiamo a mettere la password di Buena. Ciao, Burena. Sì, siamo pronti. Azione. Ricarico. Oddio, grazie. Oddio, grazie. Come avrei fatto senza questa ricarica totale? Lotteria. Oh! Buscol! Sì!
Sì, ci sono ancora i balordi alla pensione. Vediamo a che livello sono. Ma niente hanno fatto questi. 12 e 15, niente hanno fatto. E raga, quindi che si fa? Tra l'altro il livello 50 è un livello scomodo perché non posso nemmeno piastrare la lega. Perché la lega no, è troppo forte, non posso piastrarla con un Pokémon al 50. Mamma mori. Le risfide degli allenatori. Ma non ho EV in attacco, ragazzi, da abbassare. Sì, capelli fatti. A parte che non so nemmeno se... Non ce l'ho le bacche che tolgono gli EV. Non posso dargli carbo, ferro e vitamine perché già glielo date, dato che è già evsato. È già 252-252 questo Pokémon. Non può ricevere altri EVS. Il Pokéathlon non aumenta. Sai che non te lo so dire? Che statistiche c'hai al Pokéathlon tu, Ciccio? Velocità e agilità, ok. Però bandierina con l'emulatore forse è un po' difficile. Proviamo. Tanto male non può andare, cioè cosa deve succedere? Facciamo prove di velocità, anche se fare bandierina un po' mi spaventa. Sennò potevo fare agilità, effettivamente. Esci, facciamo agilità perché bandierina non me la sento di farlo su emulatore. Proviamo agilità. Non mi ricordo quali sono agilità. Ah, ok, trampoluci. Trampoluci si può fa. Ah, però il gioco di Mad Phoenix ha la velocità leggermente aumentata, devo abbassarla. Ok. Così è fattibile circa. Che brutto punteggio, 3,92. Ho fatto tipo 4,76 l'altra volta. Vabbè, va bene lo stesso. Piattello, ok. Difficilino col mouse, piattello. No, 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 fermi, è impossibile così. Fermi, fermi, devo mettere... Fermi. Ragazzi, spiace, non posso farvi vedere, devo fare questo gioco senza farvi vedere perché...
Perché mi servono gli schermi in verticale, io li tengo in orizzontale di solito, tutto qui. Ok, dai, ho fatto un punteggio discreto. Posso rimetterveli normali adesso. A posto. Scusatemi. Ok. Corso ostacoli credo si possa fare anche con solo lo schermo, sì. Come non detto. Merda, è difficilissimo sul computer, ragazzi, è difficilissimo. Corri, coglione! Va bene, dai, abbiamo vinto lo stesso, amen. Amen, abbiamo vinto lo stesso. Ah, tra l'altro, siccome ho tanti punti, Pokéathlon... Fatemi controllare se c'è qualche strumento che ci serve oggi. Nero pietra, pietra albore, pietra idrica. Pietra idrica ci serve. Ci serve assolutamente la pietra idrica per le rovine d'alfa, ragazzi. Ci serve. Altro che... Altro che ci serve. Meno male. Latino è un po' agitato. Brother. Brother, senta a me. Agitato un paro di palle, visto che abbiamo appena vinto la gara Pokéathlon. Come puoi sentirti in diritto di essere agitato? Vediamo se ha aumentato di un po'. Se no, ragazzi, tocca fare di nuovo la Lega. Gatti, potete anche non saltare e cercare di aprire la porta. Ciao. Nana, fatti vedere. Vieni. Opla. Eccola qua. Via, così intanto controlliamo la felicità. Gatto, tu quanto hai di felicità? 4. Bella. Bella. ...216. Non è aumentata di molto. Ciao, Nana. Sì, al tempo della 4v4 avevo già tutti e due. Sì. Scusatemi la vista, gatto. Bella, bella. Bella. Mi raccomando, non staccare la live, eh? Bella. Ok. Cosa c'è, Nana? Guardate com'è carina che ti si struscia in faccia col naso. Cosa c'è, Nana? Cosa c'è?
Grazie, Grame. Ciao uomo, come sta andando? Male, malissimo. Latios non vuole essere contento. Cosa c'è, Nana? Vai, siediti, Nana. Mettiti giù. Stai seduta. Da brava. È che tu non lo sai, Ciccio lo sa il comando seduto, lei no. Lei non sa un cazzo. Sarà che Ciccio l'ho preso che era abbastanza cucciolo, aveva 5 mesi, mentre lei era già adulta, non sono riuscito a insegnarle un cazzo a lei. Ciccio è come se l'avesse imparato in automatico, c'è una certa, c'avevo il premietto in mano, faccio seduto, lui si è seduto, faccio bravo, e gli ho dato il premietto, e da lì ha imparato il coglione. Ciao nana! Ciccio? Ciccio? Seduto? 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 Ciccio? Seduto? Seduto? No, questo non è seduto. Seduto? Non lo fa. Vabbè. Quando li lodi non lo fanno mai, purtroppo. Se avete un cane, lo saprete che quando ci sono ospiti dovete fargli vedere che il vostro animale sa fare le cose, non le sa più fare tutto d'un tratto. Anche secondo me Latios vuole quello, sapete? Raga, io non so più che cazzo dirvi. Facciamo sta benedetta lega e amen. Koga, a parte Skantank, potrebbe provare a farlo da solo, sì. Dovrebbe teoricamente prendere più felicità. Allora, fatemi fare intanto Pino col solito metodo Scissor e poi kill di Latios nel finale su Xatu. Esatto. Perfetto. Vediamo se riesce a farlo da solo. Il cosiddetto Pirla. Cosa c'è, Nana? Nana? Vuoi uscire? Ok. Sì, Latios ha la calmanella. Latios ha la calmanella, ragazzi. Il problema è che fa un po' meno kill, ovviamente, con la calmanella rispetto a Choice Specs. Perché con le Specs fa un botto di kill, con calmanella decisamente meno. Allora, Toxicroak. Crobat forse me lo gestisci bene. Ma lo sguardo. Perfetto, o me lo gestisci o è finita. Bravo. Bravo. Tu non me lo gestisci, lo so già che Swallowed è un balordo. E Mac anche, forse è un po' troppo difficile. Ok, dai, però due kill le ha fatte. Due kill le ha fatte, quindi comunque stiamo messi bene. Adesso Bruno glielo faccio fare sia Latios ma con le lenti scelta, perché mi servono per riuscire a wipeare Bruno. Provo addirittura a fargli fare Lucario, salvo il gioco prima in caso resetto. Un punto felicità per KO. Ok, ok, vediamo, allora cerco di fare il più possibile con Latios da solo. No. Lucario non riesce a farlo, non è roba sua. E allora gli diamo calmanella e amen. Speravo che con lenti scelta potesse wipeare anche Lucario. Ah, è vero che Cuor Rugiada comunque è un più uno. Caspita, è vero. Porca miseria. Sì, ok. Allora, abbiamo necessità di fare la kill, purtroppo.
Cioè, se non facciamo la kill, non è possibile, purtroppo. Perché ci killano tutti. Sono di livello più alto, Latios non ha difesa fisica. Caramelle non ne ho più. Le ho usate già tutte le caramelle. Allora, psichico. 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 Drago Pulsar. Psichico. Psichico. Adesso switcha fuori Arceus. E ok. Ora contro Karen chiaramente non può fare una sega, così come contro Lance. Cioè esplode il poraccio. Però posso fare così. E adesso posso fare, direi così. Si fa Latios e si manda Arceus a fare fin di spazio su Mens, Fragor Tempo su Dragonite, Fragor Tempo su Garchomp, Giudizio su Charizard, fin di spazio su Altaria e Giudizio su Gyarados. Che dici, Mori o... infatti. Oddio, la sala d'onore è buggata. Ciao, Ciccio. Visto più volte sta schermata oggi che nei restanti 100 anni di vita su Art Gold. Storia perduta di Silver, figo. Oh, io nel dubbio due killettine comunque gliele faccio fare, Si sa mai. Si sa mai. Ciao, Rivo. Sì, con doppio emulatore puoi fare lo scambio tranquillamente, esatto. Ti serve Melon DS, con il Desmium non funziona. Allora... Quanto c'ha? Io voglio sapere quanto c'ha ancora di felicità sto coso. Io voglio sapere quanto c'ha. Ciao The Dreams. Sono qua da 2 ore a cercare di maxare la felicità di un Latios merdoso. 2:28. È già evsato per insegnare Dragobolide, ragazzi.
Perché se non è Max Felicità non può imparare Dragobolide, ci serve per la torre lotta con Dragobolide, Dragon Pulse Psichico ed Energipalla. L'abbiamo già evsato, l'abbiamo catturato con la natura perfetta, con le IV semi perfette, ci manca da mettergli sto cazzo di Dragobolide. Seccando i selvatici non lo so se cresce. Ma cresce seccando i selvatici. Inizio a credere anch'io che correre potesse essere l'idea migliore. Corriamo, va. Vediamo. Corriamo 10 minuti e vediamo quanto gli fa. Calmanella ce l'ha? Anche se il posto migliore dove correre è andare a Fiordoropoli. Questo è il punto migliore dove correre. Corri nel parco nazionale. Ok. Ma siete sicuri che aumenti di più nel parco nazionale? Perché anche prima lo scrivevate. Cioè, non mi costa niente, è solo un pochino più lungo. No, funziona solo in seconda generazione quella roba che devi correre dove è stato catturato il Pokémon. Qui siamo in quarta, quindi non va. No, io ragazzi in Azuma Eleven mi sono fermato al 3. Cioè ho giocato fino al 3 e poi basta. L'anime invece ho provato a riguardarlo tante volte. Grazie, grande, grazie. Hai provato con la toiletta? Me la sono persa nel caso. Sì. Già fatto tutto quel resto che potevo fare. L'anime ho provato in tempi, tipo qualche anno fa, a riguardarlo, ma veramente quello è stato uno di quei momenti in cui ho detto ok, non sono più un bambino, mi fa cagare, è demenziale. È un po' troppo da bambini, non riesco più a guardarlo da adulto. Ciccio! No. Oh, vedi che adesso il coglione magari è un po' felice visto che non l'ho voluto prendere. Il suo oggettino della minchia. Ma a sto punto sapete che preferisco camminare, non ho voglia di fare un'altra lega, ne ho già fatte 7, cioè oggi è stata una tortura, una roba che se avessi saputo che avrebbe richiesto così tanto l'avrei fatta off camera, ovviamente, perché almeno non stavo a tediare anche voi con tutta questa roba. Mi facevo 100 leghe velocizzate, boname, gli stivali delle 7 leghe, gli facevo anche 7 seghe. Axo, potresti dire i 7 dei Pokémon per la torre? Sì, certo. Allora, Metagross lo abbiamo di natura audace, più attacco, meno speed. Non perché lo volessimo audace e non deciso, ma perché quello che ci regala Rocco è molto buono come IV. E tutto sommato natura audace può andare bene per Metagross, e allora lo giochiamo così dato che ha delle IV molto favorevoli. Lo giochiamo 252 in attacco, 252 in PS per quanto riguarda gli EV. E utilizziamo pugno scarica, che fidatevi sarà una svolta nella... Quando ho fatto la prova in un altro salvataggio della torre lotta con questo team, pugno scarica è effettivamente 100 volte meglio di Meteor Pugno. Poi lo giocheremo con Cozzata Zen, Terremoto e Gelo Pugno.
è una coverage sensazionale, lo strumento sarà l'abil cintura proprio in virtù di questa grande coverage e partirà in lead nelle lotte, sarà il primo dei tre Metagross. E dietro porteremo Zapdos, natura timida, 252-252, attacco speciale e velocità, con avanzi, e le mosse fulmine, trespolo, onda calda e tuono onda. Latios invece lo giocheremo natura timida, sempre, stessi EVS di Zapdos, quindi 252-252, velocità e attacco speciale, con Dragobolide, Drago Pulsar, Psichico ed Energipalla, con strumento lenti scelta, quindi lo faremo Choice Packs. Voi direte, perché Dragobolide e Drago Pulsar? Perché Dragobolide sarà il nostro go-to se possiamo piastrare tranquillamente così. Drago Pulsar, pardon, sarà il nostro go-to. Alle volte ci troveremo di fronte a Pokémon un pochino più bulky, per cui Dragobolide potrebbe essere l'unico out per vincere. L'ho provata, mi sono trovato molto bene, ho fatto lotta 67 al primo tentativo e quindi sono convinto che con un po' di fortuna dalla nostra parte, perché poi anche lì ovviamente alla torre lotta si perde per sfortuna la maggior parte delle volte, con la fortuna dalla nostra parte possiamo arrivare a lotta 100 con questo team. È molto molto forte. No, calmamente ci abbiamo riflettuto, ma preferisco giocarlo Choice Packs piuttosto che farlo Calmind. Perché entrando dalla panchina, giocando con Metagross davanti, ci troveremo Metagross 90% delle volte una o due kill le fa, perché è veramente fortissimo in lead. Ci troviamo con la necessità di pulire, partiamo con un Pokémon che ha 110 base speed, quindi outspeeda praticamente quasi tutto il creato nella torre lotta, e partendo già con un più uno in Spatk possiamo pulire tranquillamente il campo. Però abbiamo quasi finito, cioè è vero che siamo ancora qui, ma dovremmo aver quasi finito. Sì, è veramente scriptato come la merda, sono d'accordissimo. Dovremo riuscire a fare tutte le foto a colori in qualche modo. Tra l'altro con la difficoltà aggiunta che essendo tutto legit i nostri Pokémon non hanno le IV perfette. Oh! Mi viene da piangere! Vecchia di merda! Ok, non siamo a 255 precisi, va bene, lo accetto. Cioè no, non lo accetto, però va bene. Facciamoci sti altri due passi, vuol dire che ormai ci siamo comunque. Vuol dire, mamma non ti ci mettere pure te, non rompere il cazzo, ti rispondo male. È meglio se non ti rispondo perché ti rispondo male adesso se rispondo al telefono. Vaffanculo! Sì, sì, adesso attendiamo solo il fischio dell'arbitro, ragazzi. No, e non possiamo giocarlo con Corrugiada, se no, ovviamente sì, l'avrei, non è assolutamente una cazzata, l'avrei giocato Corrugiada calmamente. Però alla Torre Lotta non te lo fanno introdurre con Corrugiada, perché sarebbe troppo sgravato.
signori. Vai a fanculo, vecchia del cazzo! Sì! Sì, esatto, proviamola sulla casa della vecchia, la nuova mossa. Dio che bello. Dio che bello. Drago Pulsar, Drago Bolide, Psichico, Energy Palla e siamo a posto. Poi mi dicevate che dal ricordamosse Zapdos può apprendere Tuono Onda, ma io non ho una squama cuore. È... buono, ha 29 in... 20, se non ricordo male ha 29 in speed e 30 in attacco speciale. Oppure 28 e 29, insomma. L'abbiamo cercato che fosse semi-perfetto. Latino fissa la montagna. Sì, sì, sì. L'ho usata, però l'ho già usata la squama cuore che ho trovato prima, ragazzi. L'ho usata per insegnare pugno scarica a Metagross. Quindi, ragazzi, potete... Ma poi, moderatori, potete smetterla di scrivere cazzate, che ho bisogno di un attimo di serietà, perché seriamente mi serve. Grazie, Parroboss, bentornato, grazie di cuore. Mi servirebbe seriamente ottenere una squama cuore. Allora. Spaccaroccia, dove sta la fight con Eugene? Vediamo se non l'ho già presa. Oh, Shackles. Devo ancora prendere Karatrok. Si dovrebbe trovare quindi anche spaccando le rocce. Va bene, vediamo. Comparse massicce le vedo alla radio, vero ragazzi? Ceralz, Magikarp, Ghastly. Magikarp. Utut. Ok, solo Ralts. Vabbè, cerchiamola così con spaccaroccia. Ah, gli altri sono lì perché erano i diritti a basso costo. Se solo Ralts invece hanno pagato bene per la comparsa massiccia, chiaro. Chiaro, chiaro. Eteromax. E basta però. E dammi sta squama cuore.
Dammi la shuama cuore. Revitalizzante, Gulasoret. Ah, con Repel non trovo i Pokémon. Non lo sapevo. Pensavo che con Spaccaroccia si trovassero comunque. No, no, se funziona sì, a voglia che è meglio. Non funziona. Figa, ho trovato più facilmente i fossili delle sciame cuore. No, l'Avdisk mi sa che compare solo con le comparse massicce o al massimo con la musica di Hoenn. Se non è giornata, non credo che possiamo trovare l'Avdisk, che è un peccato perché chiaramente sarebbe il metodo più efficace e veloce per le comparse, cioè per prendere le sciame cuore. Però non è possibile, no? Cioè non la troveremo mai. L'Avdisk è comparse massicce. Vaffanculo. Pezzo stella. Un altro po' troviamo un'astronave, ma non la squama cuore. Teremax. Siamo sicuri che si trovi? Non le puoi comprare al Pokéathlon? Sì, però mi sa solo in alcuni giorni, sai? E mi sa che oggi non c'era. No, oggi non è proprio giornata. Oggi non è proprio giornata. Pokéathlon mercoledì e domenica. Benissimo. Coccio rosso. Siamo sicuri, no, che si può trovare? Coccio blu. Coccio verde. No, Shuckle di merda. Siamo sicuri, sì? Che si trova qua in queste rocce. No, non posso cambiare data, ragazzi, mentre sono in live. C'ho solo sfiga, mi state dicendo. Cioè, si trova, ma sono sfigato. Beh, ma se dovessi prendere un altro salvataggio, posso direttamente... Ce l'avrò un salvataggio con una squama cuore. È che mi scocciava fare tutta la procedura. Io qui la presi, ne ho prese 2-3, non è così rara. Benissimo, mi rincuora molto, devo dire. Trovo un sacco di Pokémon in compenso. Tantissimi, sono contentissimo, veramente. Guarda, guarda quanti. Sì, percorso 32 l'ho presa e Aranciopoli anche. Oh, guarda che bello, guarda quanti Pokémon. Revitalizzante. Un bello Shuckle che adesso troveremo shiny, perché non c'è limite alla presa per il culo. Coccio rosso. Beh, se non altro sono baccamela i cocci rossi, dai, via. Guardiamo il lato positivo. Il trucco è sempre lo stesso, non devi far capire al gioco cosa cerchi. È verissimo, per questo dico adesso troveremo uno shiny, perché non me ne frega un cazzo di Shuckle shiny. Dai, ragazzi. Stiamo sfiorando l'assurdo. Questo è il teatro dell'assurdo. Il teatro del ridicolo. Non è possibile. Ho perso il conto di quante volte sarò entrato e uscito. Non ho ancora trovato una squama cuore. Sì, no, ma è vero, anche per me, anche per me. Cioè, più cerchi una roba e più diventa... Guarda!
Guarda, ho trovato 3 Ethere Max, forse anche 4. Eccolo! Ma non è possibile. Ho trovato tutto, ragazzi, in copia tripla, quadrupla. Non è possibile. Non lo so quanto sia la percentuale, però tutti mi dite che si può effettivamente trovare, ma... Ma è ridicolo. Si prendono al Pokéathlon di mercoledì e domenica, però. Quindi oggi non possiamo prenderla. Adamasfera, Splendisfera, le prossime 4 rocce. Veramente, a sto punto. Coccio rosso. Meglio che non vi dico cosa mi è diventato rosso. Revitalizzante. Pezzo stella, benissimo. Ah, dite che è meglio spaccarle tutte. Alla fine ne facevo forse pure un po' più veloce spaccandone una alla volta. Guarda. Sono abbastanza convinto di averla presa, quella con ricerca strumenti A. No, non è vero. Non è vero. Non è vero, ragazzi. Non è vero che l'ho presa. Non l'ho presa. No! Ma cosa? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma non è vero. Se è nell'altra spiaggia l'ho presa. E questo è il problema. No, ragazzi. Oh, un culo assorto. Vaffanculo. Strunzo. Di fatica, amici miei. Che cazzo di fatica oggi. Ma perché mi è venuto in mente di platinare questo gioco? Ma che idea di merda è? E allora, signore e signori, siete pronti? Siete pronti
Si dà il livello 50 a Metagross e poi siete pronti? No, onda calda serve l'insegna mosse del parco lotta, quindi prima abbiamo deciso che facciamo un pochino già di torre lotta. Appena arriviamo a 48 PL, visto che non è che tanto la faremo first try, appena arriviamo a 48 PL, poi gli facciamo il CX. Capito? Perfetto. E allora, signore e signori, Magno cum gaudio, annunzio vobis. Torre lotta, momento est. Allora, strumenti. Diamo gli strumenti giusti che tanto abbiamo già preso, quindi non è un problema. Metagross, abil cintura per la grande coverage. Latios, lenti scelta per tirare pugni devastanti. E Zapdos, leftovers. Ce li hanno i miei avanzi, mi sa. Ah, lui c'ha il succo di bacca. Eccolo qua. Perfetto. Signori, ci siamo. Torre lotta momentum est. Potevo volare direttamente al parco lotta, però va bene lo stesso. Sì, ragazzi, adesso facciamo un try e poi andiamo avanti o domani o la prossima volta, insomma. Faccio un riassunto canonico per tutti coloro che non avessero seguito il team building fino ad ora. Tenete conto che verranno portati tutti a livello 50 in automatico. Allora, abbiamo Ferrino di natura audace con abil cintura, evsato 252 in attacco e 252 in HP. Con pugno scarica, cozzata zen, terremoto e gelo pugno, abil cintura ci serve per potenziare le mosse super efficaci. Poi abbiamo Latino di natura timida con lenti scelta, quindi choice specs, drago pulsar, drago bolide, psichico, energy palle ed è 252 speed e attacco speciale. Zapdos, stessa identica spread di Lapras, 252 attacco speciale, 252 speed, natura timida anche lui, ma un po' più bulky grazie alle statistiche ottime difensivamente di Zapdos, con Trespolo, Fulmine, Tuono Onda e presto avrà Onda Calda al posto di Forza Antica, che sarà il nostro set definitivo. Mi viene in mente ora però una cosa che dobbiamo fare. Abbiamo 2 PP max e 6 PP su, ragazzi. Dobbiamo usarli. Tendenzialmente... Allora, tendenzialmente sulle stab di Latios ci vanno i PP max. Ok. Poi... PP su a cozzata zen, 2 PP su a terremoto, anzi fai un PP su a terremoto, uno a gelo pugno, dai un PP su a fulmine. Sarebbe ideale avere tutte le mosse maxate perché potrebbero capitare delle PP war,
e in caso di PP War è un cazzo di casino, diciamocelo. Diamone una anche a Dragobolide per sicurezza, anche se non tireremo mai più di 5 Dragobolidi e una Energy Palla. No, manca anche il Pokédex, però c'eravamo gasati con l'idea di fare la Torre Lotta e allora facciamo sta Torre Lotta. Ok, dai, hanno già dei PP più o meno presentabili. Sarà da PPare onda calda, magari anche. Bene ragazzi, io salvo il gioco, anche se non è necessario dato che si salva entrando nella Torre Lotta, e facciamo la nostra prima streak di chissà quante, perché vi ricordo, per la stella sulla scheda allenatore dobbiamo arrivare a 100 lotte consecutive. Gelo pugno dall'insegna mosse qui al Parco Lotta, sempre usando i PL. Prossima volta vi faccio trovare il counter delle lotte, sì. Allora, come funziona la Torre Lotta? Funziona che le prime lotte sono una cazzata. Fino alla 21 andate più o meno in ciabatte, perché gli allenatori avranno inizialmente dei Pokémon addirittura non fully evolved, oppure dei Pokémon con un totale di statistiche basso, tipo appunto quel Mewile. Vedete che infatti adesso queste veramente, letteralmente, le faremo camminando con solo Metagross. Quindi non ci dilunghiamo nemmeno troppo in chiacchiere. Puoi levitate per forza? Sì. Ma ha levitazione Chingling. Vedete comunque a cosa serve la grande coverage di Metagross e la priority. Adesso la priority ha poca importanza, dato che parliamo di Pokémon scarsissimi. Però vedrete più avanti che la priority sarà fondamentale. La coverage è ottima, è incredibile, veramente hittiamo durissimo qualunque cazzo di cosa. E siamo già a lotta 7. Ma ovviamente, come vi dicevo, le prime lotte sono facili. Dalla 50esima in poi iniziano ad avere solo leggendari. Ed è un tantino complicato, devo dire. Un tantino complicato. Ci iscriviamo per lotta 8. Ciao Jimmy, tutto a posto, tutto bene. Stiamo facendo la Torre Lotta nel nostro salvataggio da platinare di Art Gold. Vedete che ancora qui i Pokémon sono scarsi. Lotta 9. Dovevo fare... ho miscliccato. Dovevo fare terremoto, ma poco male. Delcatty. Ecco, Delcatty è il tipo di Pokémon più potente che troverete. Pugno scarica con la priority e si chiude. Dio, di nuovo. A posto. Anche Farfetch'd, vedete, sono Pokémon con un totale di statistiche molto basso se sono dei fully evolved. Tu sei antifuoco. Ovviamente sei Levitate. E allora ti faccio di più con gelo pugno. Psico su psico non è molto efficace, eh sì. Madonna come regge sto Gorbis. Avevano quasi tirato giù Metagross per la prima volta. Ma comunque ne avevamo altri due dietro, quindi poco male. Allora, Cloisters. Mo ce lo tira giù. A meno che... vai Pipo. Bravo Pipone. Bravo Pipone. Vedete che sono dei cazzo di mostri questi Pokémon. Abbiamo fatto una squadra che è mostruosa, fidatevi. È una squadra mostruosa. Lotta 14 chiusa. Adesso, se arriviamo a lotta 21, cosa che dovremmo fare, battiamo Palmer per la prima volta. Con il suo team non scarso, perché anzi, secondo me è più difficile del secondo team questo. Però complicato. Soprattutto se dovesse partire con Milotic, è un problema. Se parte con Milotic, abbiamo un problema.
Ho sbagliato, volevo cliccare pugno scarica. Vabbè, poco male. A posto. Vedete che pian piano stanno diventando un pochino più forti i Pokémon. No, no, Metagross non fa prigionieri, per questo vi ho detto, in lead è fenomenale, perché è super bulky. E vedrete che anche andando avanti, anche quando inizierà a trovarsi contro i leggendari, Metagross non farà complimenti a nessuno. Cioè, non si farà troppi problemi a detonare qualunque cosa sul suo cammino, perché il tipo acciaio in questa gen è ancora sbroccato e ha un botto di resistenze. Metagross dalla sua ha delle statistiche che già sono difensivamente molto alte. E adesso, signori, ci godiamo la lotta con Palmer, che non è scontata. Vedete come si alza drasticamente il livello di difficoltà con la lotta con Palmer. Va benissimo. Lead di Dragonite è forse il best case scenario. Perché? Drago Artigli ci fa una bella sega. E Gelopugno con l'abil cintura lo manda dritto al creatore. Rhyperior invece ci fa male, però con terremoto gli facciamo più del 50%, lui ci restituisce un terremoto che dovremmo reggere. Non lo reggiamo, ok. Pensavo di sì, poco male. Lui c'ha Milotic poi dopo. Si manda Latino, si fa Energy Palla, ci locchiamo su Energy Palla con Choice Packs. Entra Milotic, Latino gli tira una bella sberla, lei ci attrae, ci ha attratto e ovviamente non attacchiamo, perché se no questa non è la torre lotta, ragazzi, se pensate di attaccare, ma Pipone ci pensa lui. E facciamo vedere il Pipone a Palmer. Sì, sì, esatto, esatto. Ogni cosa per platinare il gioco, ragazzi. Tutto dobbiamo fare. Adesso ci ha dato... Ah, ci manda il trofeo della torre lotta a casa, che è una goduria. Ci dà il fiocco. E dovrebbe averci dato anche la foto d'argento nel registro dati. Eccola qua, vedete, abbiamo Spino foto d'argento e Palmer foto d'argento. Ovviamente noi vogliamo le foto d'oro. Neanche a dirlo. Ok, andiamo avanti. Si parte da lotta 22 adesso. La strategia non cambia, sono sempre loro. Pokéathlon già platinato. Sì, sì, già fatto il Pokéathlon. Magneson, via. Houndoom. Via. Vedete la priority? Dusk Noir. Via. Sneasel. Via. Sharpedo. Da vaffanculo però. Ok. Prima di morire, Ferrino lancia un pugno scarica detonante. E Pipone la chiude. Misdreavus. Cozzata Zen. Crodant. Terremoto. Terremoto. Relicant, terremoto. Typhlosion. Latios. Drago Pulsar. Ve l'ho detto, è straforte questo team. Straforte. Qui faccio lo sbruffone, rimango davanti a Quilava. E vengo purgato, giustamente. Ma Latios non fa prigionieri. Perché anche se muore Metagross, dietro, signori miei, ci sono Zapdos e là. Raga, 4 full para.
4 full para. Questo sarà il nostro rivale principale alla Torre Lotta. Questo sarà il nostro rivale principale alla Torre Lotta. Queste cazzate qui. Queste saranno. Qua io mando Latios perché Lifion ha una grande difesa fisica ma non ha difesa speciale. E vedete il motivo per cui abbiamo scelto Latios. Perché avendo 110 di base speed, outspeeda praticamente qualunque cazzo di cosa. E lotta 28 è stata superata, si va con la 29. Sì, sì, no, l'RNG è terribile, terribile. Onda calda tra poco, se riusciamo ad arrivare alla 49 e battere Palmer sicuramente ce l'abbiamo. Allora, Gardevoir, non mi sbilancio e vado di pugno scarica che dovrebbe fargli più del 50. Mi fa un 50 esatto e ovviamente vengo parrato. E ovviamente resto parrato. Benissimo, 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 veramente benissimo. Sono contentissimo di essere rimasto parrato. Gallade, gelo pugno, non fa niente. La chiudiamo con pipone, a posto. Glalie, pugno scarica, telefonata. Abomasnow, pugno scarica, telefonata. Weavile, pugno scarica, telefonata. Aggron, terremoto, pulita. Nidoking, terremoto, pulita. Dragonite, gelo pugno, pulita. Flygon, gelo pugno, easy. Questo meno easy, però... Vediamo se riusciamo a tirare una cozzata. No, perché ovviamente è outspeed. E allora pipone è la soluzione. Pipone way to go. Ci fa un bel danno di Ice Beam. Dio grazie, outspeediamo ancora Altaria. Qua abbiamo rischiato. Dopo di Dance abbiamo rischiato malissimo. Conveniva forse parrarlo, però poteva avere la bacca. Allora, non siamo qui per fare 100 lotte adesso, in questo try. Ovviamente vediamo di arrivare il più avanti possibile, cerchiamo di imparare un po' di out, cioè di situazioni. Ma fra... E che cazzo, ti sembra il caso anche a te dopo un po', scusami. Axo, come hai completato il Pokéathlon? Dal DS. Ho portato il salvataggio su DS e l'ho platinato da lì, semplice. Cozzata Zen, pugno scarica, forse basta. Benissimo, vedete l'utilità della priority. Con Credili vado più tranquillo con un gelo pugno. Benissimo. I set tra l'altro sono gli stessi dell'azienda Lotta, per chi se lo stesse chiedendo. Forbice X non ci fa molto e noi con pugno scarica lo finiamo. È il bello di avere un Pokémon lento che però ha una priority stab. Illegale, qua con due pugno scarica. Pensavo di sistemarlo con due pugno scarica, onestamente. E vabbè. Qua si fa pugno scarica prima di soccombere. È un ottimo danno. E adesso si manda Latios e si pulisce. Mua! Siamo a lotta? Quanto? Quanto, quanto? Quanto cazzo siamo? 35, ragazzi. Siamo a 35 first try, capite che si può fare anche le 100 lotte in qualche modo. Ci vorrà culo perché 100 sono veramente tante e da un certo punto in poi diventano rognose, però si può fare. Questa pesa, brutto colpo di idropompa che non missa ed eravamo in speed tie, mi sa, tra l'altro. Vedete dove servirebbe onda calda. Che culo di merda che abbiamo avuto. Che culo di merda, ragazzi. Oh, ho sbagliato. Cazzo. Dio, meno male. Dio, meno... Rapida artigli. Rapida artigli, ragazzi. Rapida artigli. Vabbè. Avevo sbagliato io, non l'avremmo persa se non avessi giocato distrattissimo.
non l'avremmo persa nemmeno senza Rapid Artigli, cioè nemmeno se non si fosse attivato Rapid Artigli. Dai, c'ho voglia di fare un try 2, andiamo. No, è Rapid Artigli, lo conosco il set di Flareon. È il Flaregod, quello che usiamo da sempre all'azienda Lot. Pazienza, poco male. Arriviamo rapidamente di nuovo da Palmer e poi ne possiamo riparlare. Sì, si riparte da lotta 1, ragazzi. Dobbiamo farne 100 di fila per ottenere la stella sulla scheda allenatore. E come vi dicevo, il problema più grande è l'Axe, perché sembra... Non lo è, ma è incredibile, perché il gioco sembra essere scriptato totalmente. Perché si prendono veramente delle percentuali ridicole, senza senso. Non è mai emerso nulla che facesse davvero pensare che questo gioco fosse scriptato. Però si prendono oggettivamente delle percentuali ridicole. Tra l'altro tutte assieme molto spesso. Bracere sto coso, ma che davvero. Ok, lotta 7. Ovviamente queste le faccio senza neanche commentare, ragazzi, perché fino alla 21. Un altro Censi. Lotta 7, cioè che è in realtà la 14. A posto. E via. Comunque lotta tipo 37, quanto cazzo eravamo, non è un risultato cattivo alla prima streak. Adesso dovremo anche ottenere onda calda su Zapdos e poi possiamo partire con i veri try. Se battiamo Palmer in questa streak possiamo dare onda calda a Zapdos perché avremo i famosi 48 PL necessari, quindi per questo era importante arrivare in fondo, ci tenevo. Gelopugno per 4 non fa prigionieri, potevo fare cozzata Zen Stab, ma in fondo va bene anche così. Ferrino si addormenta, Ferrino si sveglia, Ferrino tira pugno scarica, Ferrino muore. Drago Pulsar, Drago Pulsar, Drago Pulsar, a posto. Ice Punch, Ice Punch, Ice Punch, a posto. Rivale numero 5, cozzata Zen, cozzata Zen, Ice Punch. No, era da fare, merda, era da fare cozzata Zen, vabbè, cozzata Zen. E via, Camel Looped, terremoto, merda, pugno scarica, cazzata Zen. Devo fare terremoto, però sono scemo perché sto giocando di fretta. Drago Pulsar, Drago Pulsar, poco male. E ora Palmer. No, Metagross è un animale, però adesso stiamo giocando contro i Pokémon scarsi. Da qui adesso invece torniamo, vedete sono tornato presente. Worst case scenario. Worst case scenario perché Metagross non è sufficiente per battere Milotic. E lui dietro ha Dragonite e Rhyperior, per cui sono necessarie due strategie diverse. Latios deve poter usare Energipalla, però ha i suoi specs. Milotic ha gelo raggio ed è super efficace su Fanculo e Ciccio Pasticcio, quindi...
In realtà però potrei gestire Dragonite con Metagross semplicemente. E allora mando Pipone, non mi farà mica Ice Beam. Ok. Che sberla! Ma con che logica non mi hai fatto Ice Beam ma Surf? Oh, perfetto. Benissimo. Fulmine. Ci scopa, ma va bene lo stesso, perché ora Energy Ball, lui manda chiaramente Denied per romperci il cazzo, ma Gelo Pugno la fixa. Tira un altro Gelo Pugno su Rhyperior e ora chiudiamo con Latios Energy Ball. A posto, è andato. Adesso siamo a lotta 21, ma urge fare una pausa per andare dall'insegna mosse e mettere Onda Halda a Zapdos. Ma te? Stai pisciando? Non ricordo quale sia l'insegna mosse corretto. Non lui. Non lui. Onda calda. Eccola qua. Ragazzi, che bello. È la prima volta che faccio così bene dei set, così bene dei Pokémon buildati legittimamente in quarta generazione per affrontare la Torre Lotta. Ecco qui anche l'onda calda. E adesso i Pokémon sono completi, ragazzi. Hanno tutto quello che ci eravamo prefissati sul team builder. Non ci resta che provare a prenderci queste 100 lotte. Sì, ce l'ha già Tuononda. Gliel'abbiamo insegnata prima con la Squamacuore. Tra l'altro ci avviciniamo anche al benchmark delle 100 ore. Allora, ricominciamo. Quando perdiamo questa streak però io stacco, visto che si è già fatta una certa ora. Ovviamente falliamo. Vabbè. Mofim e Shelgon, va benissimo. Sono ancora scarsini. Ah, avete capito? Avete capito? Ha resistito con bandana. Avete capito che roba? Che simpatico. Immaginate se succede a lotta 100 una roba del genere. Bravo Zapatos. E questo è il motivo per cui ci serve onda calda. Ma vaffanculo! È antifuoco. Yes! Vaffanculo! No però, e no però, e così non possiamo cominciare, così non va bene. Non si può partire così. Non si può partire così, ragazzi. Va bene. Che cazzo di sudata. Ghigliottina? Ho visto bene? Ho visto bene, no? Ghigliottina. Ripropongo aeroassalto su Cozzata Zen. Tuononda. Non becchiamo il full para. Va bene così.
terremoto, se, se si può. Ok. Mamma suino. Pugno scarica. Reggiamo un terremoto, bravo Metagross. E ora qui probabilmente andiamo al creatore. No, perché outspeediamo Empoleon, non si sa come. E allora pugno scarica e la chiudiamo. Che belva Metagross. Che belva! Che belva questo coso! Una macchina da guerra! Calmi. Siamo di nuovo alla 28. Siamo di nuovo alla 28. Chiappe strette per il burn. Va bene lo stesso. Latios. Questo par non ci voleva, però va bene lo stesso. Allora, qui con Lifeon abbiamo già formulato il da farsi, ed è switchare e mandare Latios, che con Dragon Pulse poi si occupa degli altri. Bello sto ritorno che mi ha sdrumato. Allora, Drapion, terremoto, perché no? Gliscor, no problema, si regge terremoto, si tira Ice Punch, che problema c'è? Questo invece ci dà qualche problemino. Gli si fa energipalla. C'ha la bacca, ho capito. Proprio contro l'erba, guarda un po'. Gelo pugno, cozzata Zen, ai ai danza spada. Non muore da pugno scarica sto coso. Ma noi reggiamo anche Ludicolo più 2, che problema c'è? Qua si fa pugno scarica perché Flotsel ci punisce prima. Così almeno qualche un po' di vita l'ha perso. Zapdos entra, fulmine e via. Ole! No, 100 questo try, ragazzi, è impossibile. Succederà qualcosa. Succederà qualcosa. Io non so nemmeno... Potrebbero volerci mesi per fare 100, ragazzi. Onda calda è qui per questo. Fulmine, why not? Fulmine, why not? Heracross. Cozzata Zen. Grazie per questo bullo. Colpisci? Sei un coglione. Bravo, Ferri. Li mortacci tua. Muori pure. Bravo, hai fatto bene lo stesso. Dragon Pulse, addio. Dragon Pulse, quasi addio. Full para, addio. Aerodattile. Gelo pugno. E poi si fa... Vabbè, bravo Latios, è Choice Packs, latino è Choice Packs. Siamo a 35, ragazzi. Si va per la 36 adesso. Per la prossima volta vi faccio avere il counter, tranquilli. Tranquilli che vi faccio avere il counter per la prossima volta. Goldacchio. Piadesto cozzate, piadesto... speravo di tirarti giù. Amen. Qua moriamo, e va bene lo stesso. Si manda Latios e si fa Dragon Pulse, Dragon Pulse, Dragon Pulse, addio. Allora, Gardevoir per primo, Gardevoir per primo, due pugno scariche? No, abbiamo, ricordiamoci allora che due pugno scariche non sono abbastanza, ma terremoto più pugno scarica sì. Qua invece terremoto più pugno scarica, questo verosimilmente ci uccide, come non detto, però chiaramente noi missiamo. Vabbè. Driftblim, gelo pugno. Bastiodon, terremoto. Exeggutor, gelo pugno. Buono così. Armando. Armando. Fanno terremoto. Forse era meglio cozzata Zenzin da subito. Vabbè, bravo. No, perché missa. Mi dimentico che effettivamente noi cozzata Zen non la possiamo tirare a cuor leggero perché... Come dire... Ice Punch e via. Ok, Dragonite
è un avversario tutto sommato fattibile. Rogodenti. Raga, sto coso regge tutto. Ha preso fuoco pugno Rogodenti, ha fatto 2 kill sui draghi. Che cazzo di mostro. Attenzione però, attenzione massima, perché se ricapita una situazione del genere e Metagross è morto, noi perdiamo. Perché se arriva Blissey e noi abbiamo Latios e Zapdos, noi perdiamo. Senza se e senza ma, perché Blissey ci owna. Ok, Politoed con terremoto, questo me lo segno. E allora vai tipo... Che bello che sei, Pipo! Che bello che sei, Pipo! Sarebbe un vero peccato se io avessi una priority, vero Ambipom? Gula mammata! Ok, lotta 41, ragazzi. Se si vince anche questa streak, si rifà Palmer e si prende la foto d'oro. Che purtroppo non è sufficiente per la stella sulla scheda allenatore. No, Metagross non può imparare psicotaglio. Cozzata Zen è la mossa psicofisica. Mi pare che Metagross non impari psicotaglio. Bravo. Bravo Metagrosso. Questa killa. Uè! Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? Mirror. Urco d'inci. Bello Togekiss che non è folletto. Su. Madonna, meno male. Questo raga arrivava a terremoto, ovviamente ci faceva secchi. Nessun problema, perché poi con Latios outspeediamo Garchomp. Però, ma tutta sta gente con terremoto in lead? Mi puzza tutta sta gente con terremoto in lead, posso dirvelo? Vaporeon, no problema, c'è Pipone. L'immortacci tua. Guarda che ora si attiva Rapid Artigli. Ok. Hippodon, Ice Punch. Burn. Bravo Ferrino, prima de morì. Prima de morì, Ferri, tira sto terremoto. Sei! Vabbè che cambia un cazzo, veniva giù lo stesso da Energy Palla, però. Shackle. Ho fatto flinciare con Cozzata Zen. Sogno o son desto? Allora. La nostra vita dipende da un semplicissimo... 90%, se non sbaglio. Sì, la nostra vita dipende da un 90%. Abbiamo un altro tentativo di ittare un 90%. Anche secondo me fulmine basta. Però... Metagross ha tanta difesa speciale. Mi sento... Dai ragazzi, non possiamo missare 2 volte di fila un 90% però.
Che cazzo? Dai, oh, vi torna. Oh, che cazzo. Madonna ragazzi, mi sono cagato sotto. Mi sono fatto la merda addosso. Non tutti i set hanno la bacca, però sì, teniamo a mente che potrebbe averla. Mi sono fatto la merda addosso. Forse Magma Clisma shottava. Forse ci puniva con... Non è un problema, amico. A questo serve pugno scarica. Allora, Gigas. Teoricamente, con il suo lento inizio, è gestibilissimo crit. Lui poi ha Cresselia. Che ovviamente c'ha Ice Beam, che siamo pazzi. 49, foto d'oro. Ve l'ho detto che era buono il team, ragazzi. Ve l'ho detto che era buono. Raga, secondo tentativo lotta 50. Si può fare. Concorderete con me che se la fortuna guarda dalla nostra parte, si può fare. Ed ecco la foto a colore di Palmer della Torre Lotta. Si può arrivare a 100 se la fortuna guarda dalla nostra parte. Ma ora sono un uomo di parole e noi finché non perdiamo questa streak la portiamo avanti. No, no, sono tutti buildati. Gli IV non sono perfetti. Abbiamo resettato in continuazione, ci abbiamo messo ore, abbiamo cercato di trovarli al meglio possibile, ma non sono perfetti. Martel Pugno, che è una ottima notizia perché si cala la speed e noi lo outspeediamo al prossimo turno. Perfetto. 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 Godo. Allora. Per Alligator. Best case scenario. Worst case scenario. Sacrificare Zapdos? Sacrificare Zapdos. Sì, però almeno itta una volta. Non dico sempre, ma una volta itta la onda calda. Che comunque, è vero che dici, però, sai, vai a fare nel culo, tu e doppio team, vai a fare nel culo. Pure con Stordiraggio devi andare a fare nel culo, eh? Vacci, vacci, vai va. Sei! Cazzo di mosse che confondono e l'illusione, sto cazzo. Ma vaffanculo. Vai a fare nel culo. Nel culo devi andare a fare. Boom. Ok, quasi quasi mi gioco uno switch. Sciotta? Ovviamente. Che domande. Che domande. Che domande, ovviamente sciotta con il crit. Vabbè.
Per grazie a Dio Drago Pulsar non può missare. A posto. Serviva Drago Bolide. Ricordiamoci questo out. Ricordiamoci che Ninetales full vita non viene giù da Dragon Pulse. Dio grazie, meno male. Bel colpo, tutti con terremoto chiaramente, non facciamoci mancare niente, sia mai. Dragon Pulse, è pulita, signori. Non so fare i calcoli, quindi ora vi farò vedere allo schermo a che lotta siamo. Ok, ci è arrivato il mega trofeo delle 50 lotte di fila. Siamo a 56, signori. Appena perso lotta 96. Dio caro, no, 96 è veramente roba da... No, non switcho. Questo al focal nastro. È quello senza focal nastro, però va bene. Dovevo assicurarmene. Dio, che culo! Che culo! Qua ci ha detto culo, ragazzi. Qua mi ha detto tanto culo, perché se era un Pokémon diverso, Zapdos non va bene come ultimo, perché non ha coverage eccezionale. Questo si busta tutto. Purtroppo questo ci castiga, però noi... Anche a meno uno. Ok. Brutto colpo, perché altrimenti sappiamo che la reggiamo. Benissimo. Inizia a essere il classic torrelotta momento. Inizia il classic torrelotta momento, ragazzi. Questo è il classic torrelotta momento. Iniziano i team counter, iniziano i brutti colpi. Eccoci qua. Regice. Oh. Sono specs, ragazzi. Non posso fare bolide. Abbiamo perso. Se Metagross non fosse morto, non avremmo perso. Se Metagross non avesse preso il crit, non avevamo perso. Crit e Regice. E così si perde alla torrelotta. Preparatevi, perché sarà lunga. E sarà sempre così. Preparatevi, perché sarà lunga e sarà sempre così. Voglio andare a vedere i trofei in camera, però, che sono molto belli. Però, comunque, non deve farci andare via demoralizzati questo tentativo, perché era letteralmente il nostro secondo tentativo, abbiamo quasi fatto 60 lotte. Per cui... abbiamo appena iniziato, questo è il secondo tentativo che facevamo, siamo arrivati a 57. Per cui, diciamo che mi lascia ben sperare. Che goduria! ragazzi! E poi comunque torno a ripetervi, la grande soddisfazione è avere fatto tutto come Dio comanda, tutto legittimamente, dagli IVS agli EVS alle nature. Ci è voluto tanto tempo. E questa è la soddisfazione, appunto, di platinare questi vecchi giochi che avevano tante feature ed erano tanto longevi. Siamo ancora a 3 stelle, purtroppo, ahimè, vi ripeto, 100 lotte è la quota per la quarta stella e il Pokédex nazionale la tassa per la quinta. Sì, sono d'accordo, è proprio perché ci vuole tanto che la soddisfazione è maggiore.
Pokédex nazionale sarà lunghissimo, però lì non è una questione di fortuna né abilità, il Pokédex nazionale sarà soltanto ci mettiamo con pazienza, consultiamo bene tutte le wiki, vediamo qual è il metodo più veloce per reperire gli altri Pokémon. Ci sarà da fare una run sugli altri giochi anche probabilmente, perché io credo che non si possa fare solo con i giochi del DS. Ci serviranno anche quelli del Game Boy Advance per platinare il gioco. E nulla. Questo è quanto. Il Poke Walker è un po' un problema, perché chiaramente dovrei utilizzarlo solo collegato al Nintendo DS. Comunque ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Direi che può bastare, così vado a cena. E nulla. Buona serata e buon weekend a tutti quanti. Ci vediamo lunedì probabilmente. Ciao ragazzi.